Buonasera, è l'una e un minuto in questo momento, l'ultima edizione del telegiornale. Cominciamo di nuovo sempre con la politica del dopovoto. Sono in corso le consultazioni per le presidenze delle Camere. Per il Movimento 5 Stelle sono Toninelli e Giulia Grillo a gestire gli incontri, le trattative. Il Movimento 5 Stelle già da ieri ha rivendicato per sé lo scranno più alto di Montecitorio, perché da lì hanno detto anche oggi che vogliono far partire la battaglia per l'abolizione dei vitalizi. Vediamo il servizio. Nelle trattative per la scelta delle presidenze delle Camere, il Movimento 5 Stelle scopre le sue carte. Toninelli spiega: vogliamo la presidenza della Camera e nessuno ci ha detto di no, faremo altri incontri. Dunque i pentastellati non puntano sul Senato, ma su Montecitorio. Perché da lì vogliamo far partire il prima possibile la nostra battaglia per l'abolizione dei vitalizi, chiarisce Toninelli, che insieme alla sua collega Giulia Grillo continua le consultazioni. Il primo che incontrano è Giancarlo Giorgetti, Lega, al quale appunto ribadiscono la loro richiesta, la presidenza della Camera. Giorgetti si limita a dire di confermare il metodo, sentire tutti, ma lasciare l'ultima parola a chi ha preso più voti, che vuol dire Lega e 5 Stelle. Stessa richiesta Toninelli e Grillo rivolgono a Renato Brunetta, Forza Italia, e a Idem, Martina e Guerini. Il reggente e il coordinatore della segreteria del PD spiegano che il Nazareno non si metterà di traverso, ma ad una condizione, spiega poco dopo Rosato, che i profili siano adeguati. Gli emissari dei 5 Stelle incontrano anche Pietro Grasso, Liberi e Uguali, e sentono al telefono Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Dunque i papabili dei 5 Stelle per la presidenza della Camera, al di là di Giorgetti, restano Riccardo Fraccaro, Emilio Carelli o Roberto Fico. E per lo scranno più alto di Palazzo Madama, Roberto Calderoli, Lega, Vito Crimi e Toninelli, 5 Stelle, e Paolo Romani, Forza Italia. Al momento però tutti lontani da una maggioranza. Negli Stati Uniti, a Miami, un ponte pedonale è crollato sulla sottostante autostrada, intrappolando e schiacciando diverse automobili con ben 950 tonnellate di cemento. Il numero delle vittime ancora è incerto. Secondo un senatore dell'area di Miami potrebbero essere addirittura 10 morti. Sicuramente 8 persone sono state portate in ospedale, ma come vedete dalle immagini si sta ancora lavorando e si teme appunto che il numero delle vittime possa essere alto. I soccorritori non sono infatti ancora riusciti a liberare tutte le macchine schiacciate da questa struttura che serviva a collegare le zone del villaggio universitario che si trovano ai lati dell'autostrada. I lavori erano cominciati lo scorso anno, il ponte era stato posizionato sabato e l'inaugurazione era prevista per il 2019. Adesso ci occupiamo della vicenda dell'avvelenamento dell'ex spia russa Skripal e di sua figlia Yulia. Oggi sono scesi in maniera pesante in campo Stati Uniti, Germania, Francia, accanto alla Gran Bretagna, hanno firmato insieme un documento molto forte in cui si parla di attacco sul suolo della Gran Bretagna. Vediamo. Una nota congiunta per un fronte comune ora più ampio al fianco del Regno Unito. Stati Uniti, Germania e Francia, con l'Italia che assicura forte solidarietà, prendono dunque posizione nella Kerel Skripal, dal nome dell'ex agente russo avvelenato a Sudbury con la figlia. Si è trattato senza mezzi termini di un attacco alla sovranità britannica, recita la nota. Non esistono altre piste alternative, dicono sicuri gli alleati del momento di Theresa May, a quella che conduce nelle stanze del Cremlino, da dove sulla vicenda Vladimir Putin non ha ancora detto una parola, potrebbe farlo nelle prossime ore però. Mosca sino ad ora non ha mai risposto alle richieste fatte da Londra sull'utilizzo del Novichok nell'azione contro l'ex colonnello dell'esercito Sergei Skripal. Oggi come nei giorni scorsi il Ministero degli Esteri guidato da Sergei Lavrov batte sul tasto della reale mancanza di prove di un coinvolgimento russo nell'azione contro Skripal e conferma la prossima diffusione del primo elenco di funzionari della rappresentanza britannica in Russia a cui verrà imposto di lasciare il paese che li ospita, e non è da escludere, se la tensione dovesse alzarsi ulteriormente, che il vortice delle ritorsioni si allarghi anche ai paesi che sono oramai al fianco del Regno Unito. Un fronte antirusso, come lo definiscono anche a Mosca, che dovrebbe farsi sentire nei prossimi giorni con il varo di nuove sanzioni contro la Russia e i suoi molteplici interessi economici non solo lungo il Tamigi. Anche Parigi infatti ha annunciato con il presidente Macron l'intenzione di punire l'affronto di Mosca all'intera comunità internazionale con l'utilizzo di armi chimiche vietate.
quelle armi chimiche che sarebbero state utilizzate anche in Siria, dove è in corso un nuovo esodo da quelle terre martoriate della regione della Ghouta Est, dove i soldati dell'esercito lealista sono ormai quasi completamente padroni del terreno. Da lì sono in fuga almeno 12.000 persone. Era stata proclamata una tregua, un cessate il fuoco alle Nazioni Unite, ma non è mai realmente entrata in vigore, come non si fermano i combattimenti su Afrin, l'enclave curda in terra siriana sotto attacco turco. Sono 12.000 ed ancora una volta cercano di fuggire dalla guerra in Siria, in questo caso da Ghouta Est, terreno di scontro tra Bashar Assad e gli insorti, in una battaglia che ha prodotto fino a questo momento solo nell'enclave 1.700 morti. L'area, secondo il dittatore, sarebbe ormai al 70% nelle sue mani grazie ad un'offensiva che non si è mai fermata, nonostante il cessate il fuoco dell'ONU. Che nessuno in Siria voglia far tacere le armi lo si capisce anche dall'arroganza con la quale il presidente turco Erdogan ieri ha risposto alla comunità internazionale ed in particolare al Parlamento europeo, che ha votato una richiesta ufficiale perché Ankara termini l'assedio contro Afrin, la cittadina curdo-siriana. Non vi esaltate, non lasceremo la Siria finché il nostro compito non sarà concluso, dovete saperlo, ha detto Erdogan, aggiungendo: qualsiasi cosa dite ci entra da un orecchio e ci esce dall'altro. Ad Afrin come a Ghouta infatti i bombardamenti sono quotidiani e solo negli ultimi due giorni si contano 12 morti, mentre 700.000 persone continuano ad essere intrappolate tra le forze turche, le milizie Hezbollah filo iraniane e gli uomini del PKK. Sulla vicenda del centro polifunzionale di Norcia, realizzato con le donazioni degli spettatori del TG La 7 e dei lettori del Corriere della Sera e posto sotto sequestro dalla magistratura, è intervenuta la protezione civile. Secondo la protezione civile tutto è stato fatto nel rispetto delle norme che disciplinano gli interventi e le misure in situazioni di emergenza, come quella che si è determinata dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016. I magistrati umbri non la pensano così e hanno iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Norcia, Nicola Allemanno, e il progettista Stefano Boeri per abuso edilizio. Parliamo adesso di sport, cominciamo con il calcio. Sono state giocate questa sera le gare di ritorno degli ottavi di Europa League. La Lazio ha ottenuto la qualificazione ai quarti vincendo per 2-0 a Kiev contro la Dinamo. Dopo il 2-2 di una settimana fa all'Olimpico, decisive le reti di Lucas Leiva e De Vrij. Eliminato invece il Milan a Londra, la squadra di Gattuso è stata sconfitta per 3-1 dall'Arsenal, che già si era imposto 2-0 a San Siro. Al vantaggio rossonero di Çalhanoğlu hanno risposto gli inglesi con la doppietta di Welbeck e il gol di Xhaka. E ancora un trionfo per Sofia Goggia, ancora un successo dopo la medaglia olimpica e la Coppa del Mondo di specialità. Ha vinto oggi il Super G nelle finale di ore in Svezia. La 25enne bergamasca ha preceduto sul traguardo la tedesca Rebensburg e la grande rivale di sempre, l'americana Lindsay Lohan. La Goggia, come appunto ricordavamo, ha vinto la medaglia d'oro per la discesa libera a Pyeongchang e ha inflitto distacchi notevoli alle avversarie, conquistando senza nemmeno forzare il terzo successo stagionale, il quinto in carriera, nonché il 21esimo podio complessivo delle ultime due stagioni. Con queste belle immagini a lunedì 10 noi ci fermiamo, l'informazione ricomincia domani mattina alle 7. Arrivederci e buonanotte.